splendida occasione. Aspetta, devo ricordare il nome. Buonasera, ladies and gentlemen. C'è sta per noi questa sera Ugolino Aratro. Buonasera signore e signori, bentornati, ecco una nuova puntata di una splendida occasione. Questa sera, signori, il tema è un po' diverso. Parleremo dell'amore puro, l'amore vero. In un mondo in cui i matrimoni diminuiscono e i divorzi aumentano, abbiamo con noi una coppia veramente felice, una coppia che, come dire, si vuole bene davvero. E sono qui con noi i signori Romano Salerno e la signora Fabrizia Locanda. Buonasera, grazie. 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 Grazie di essere intervenuti, grazie mille. Grazie, amore. Gentilissimi. Non volevo crederci quando in regia mi hanno detto la vostra storia, mi hanno raccontato la vostra storia, e invece eccoci qua, una vera coppia felice. E, volete un po' raccontarci come vi siete conosciuti, ad esempio? Ci siamo conosciuti in un centro di meditazione zen. Ah, centro di meditazione zen. Sì. E, era un giorno di primavera. Sì, per Bacco. Sì. Piovigginava. Poco. Poco, poco. Sì, era quella pioggia che comunque accompagna quelle circostanze bellissime come la nostra. Quindi... Era bellissimo sentirvi. E che cos'è stato? Cos'è stato che ha fatto scoccare la scintilla? Se possiamo... Sono domande alle quali è difficile poi dare una risposta, perché sono cose che succedono. C'è questa attrazione fatale, non dal punto di vista sessuale naturalmente, non che è diciamo... una conseguenza, certo. Poi però... È solo una conseguenza. Scusami se ti ho interrotto. Ti, vedi, cioè, soprattutto c'è stato questo incontro per una questione di equilibri. Sì. Come può vedere, noi ci alterniamo anche appositamente dandoci dei tempi. Sì. Per non nessuno che nessuno possa interrompere l'altro. Certo, splendido. Ma splendido. È proprio quasi un accordo che è avvenuto naturalmente, no, amore? Una sincronia perfetta. Perfetta. E si nota, devo dire, si nota, si capisce. L'ho ringraziata per l'invito. No, grazie a lei di essere qua. Grazie, davvero. A voi, davvero. Grazie. Grazie amore per avermi portato qui. Ma grazie a lei, signora, per aver accettato, per averci portato. Grazie, grazie mille. E stavamo dicendo appunto del fatto di questo incontro che non è mai casuale. Certo. Io quella volta avevo bucato una gomma. Sì. E in galleria, mi diceva. Sì, sì. Sì, in galleria, sì. Proprio all'uscita ho visto questa piccola freccia, certo, che indicava un paesino, da un nome abbastanza... Era Gussago, no? Non mi ricordo, sai? Comunque... So che ho letto più che altro l'energia del cartello. Sì. Ho detto, io vado lì. E ho trovato un gommista, fuori dal gommista c'era questa insegna centro di meditazione, e sono entrato, ho visto lei mi ha visto e... Insomma, ci siamo trovati subito un feeling incredibile. Certo. E così dopo è andata la storia. È importante capire le emozioni che ci trasmettono i cartelli. Sì. Questo è importantissimo, sì. Guarda, sì, che hai un filo. In una coppia così, in una coppia come la vostra, ad esempio, se posso chiedere, è vero, la gelosia, che ruolo ha? Mi stupisce questa sua domanda, perché... È una domanda legittima. Sì, però per noi non esiste, cioè non... La più grande illusione mentale del mondo. Davvero? Sì. Attenzione agli equilibri della voce, perché stavo proprio parlando io, però... Figurati, no, scusami. Che fare, scusi. Finisco io o finisci tu? Finisci tu. Ok, è un'illusione, sì, è un'illusione, sì, perché è proprio sinonimo del desiderio di possesso, ovvero dell'insicurezza dell'individuo. Io ti lascio libero e i nostri due confini diventano una cosa sola. In realtà non è un confine, come dire, delineato, ma è un confine
che oscilla, certo. Quindi dove sono? Sono sporco. Lei ci illumina, signor Salerno, ci illumina. E i figli? I figli entrano in che modo in questa coppia? Subito. Nella entrano, coppia felice. Però. I figli sono come delle frecce scagliate verso. Come quelle energie. Alla fine tutto è una freccia. Sì. L'incontro è una freccia. Il figlio è una freccia. Certo. La libertà è una freccia. La libertà è una freccia. Alla fine è una questione di frecce ed energie. Certo, imparare dalle frecce. Sì. Imparare dalle frecce. Frecce, sì. E dalle energie create da esse. Ecco perché noi alla fine ci teniamo a proseguire questo percorso che insieme stiamo vivendo. Scusa. Ha un... Sì. E infatti ancora oggi andiamo al centro dove ci siamo conosciuti e ogni tanto insomma pratichiamo insieme. Ah. Su questa bellissima immagine interrompiamo qua un attimo, signori, consigli per la decrescita felice. Ciao a tutte, buonasera. Oggi il prodotto di oggi è questa crema di nocciola. È molto buona, vi dico come si fa. Se prendo un dito oppure un coltello e si mescola bene dentro, buonissimo, è morbido. È molto buono ed è dolce. Poi se vi piace aprite il forno e ci mettete dentro un bel fettone di pane. Prendete la crema di nocciola dolce e ce la spalme sopra. Poi la mette tutta insieme e lo mangi. Dovresti provare che è buono. Questo qui è l'originale, però noi lo possiamo fare uguale solo a 3 euro. Sì, davvero. È molto buono. Grazie, grazie, grazie a tutti per essere ritornati. Eccoci di nuovo in studio. Sono qui con noi questa sera il signor Romano Salerno e la signora Fabrizia Locanda. Una coppia perfetta. Una coppia che si ama da quanto tempo, signor Salerno? Saranno una ventina d'anni ormai. Vent'anni. 19. 19. 19 anni di amore assoluto. Assoluto. Come se fosse il primo minuto. Davvero? Sì. E senza mai uno screzio, un litigio, una piccola incomprensione può capitare nella convivenza, vero? Il litigio è una perdita di tempo. Una perdita di tempo, poi una grandissima illusione, certo, insieme, certo, alla gelosia. Un'idiozia. Beh, è ancora un'esternazione dell'insicurezza personale. Certo, certo. Un voler ribadire, quello in quello che è fuori, quello che è dentro, ovvero la parte che non sopportiamo di noi. E la vediamo riflessa nell'altro e di conseguenza ci dà fastidio perché fondamentalmente non ci sopportiamo. Che coppia, ragazzi, che coppia. E così signora, forse ha qualcosa sulla manica? No, attenzione, ecco, non... Sempre con le mani addosso. Lei ha solamente questo piccolissimo difetto e continua a... Sono piccole... E siccome lo faccio anch'io... È una civetteria femminile che possiamo... Lo facciamo un pochettino prima il filo, poi lei... No, non è certo quello, immagino sia solo una questione... Ma no, è che vedi riflesso la tua pignoleria, per esempio, io sono un pignolo... Non è... Io, per esempio, sono un pignolo... Sì? E io non mi sto innervosendo, sto semplicemente alzando la voce. Questo è un volume diverso. Chiaro, okay? Certo, sì, mi sembra. 19 che... anni o 20, per me sono 20. 19 okay? Anni, l'abbiamo detto anche ieri che era 19 anni. 19 o 20, signori. E da quando siamo arrivati che non fa altro che vedere se c'ho il pezzettino di perché briciolina, le cose. Perché sei tutto pieno di roba, dove sei andato? Ti sei rotolato nelle cose, nei tappeti, scusi. Non è poi una briciola che può cambiare. No, ma certo, vero. Però il problema è che... E se si sporca, poi io devo lavare.
Dai, ma smettila, scusa, poi ecco, chi è che deve lavare forse, le cose? Forse ma non smettila, è questo. No, no, attenzione, sì, attenzione, ecco, pagare. No, ragazzi, ecco, no, io volevo, ecco, su questa immagine non vorrei... No, non dica quella parola! Telefonata, regia, una telefonata. Sentiamo una telefonata, grazie. Pronto? Pronto? Buonasera, sì. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Niente, volevo dirvi che io era una confidenza che volevo farvi, sì. Che di solito vado lì a trovare mio marito, lì al cimitero, sì. Che mi guarda con quegli occhi lì che mi devo girare dall'altra parte. E allora la mia domanda era questa. Ma quando uno nasce quadro, muore tondo? Ecco. Grazie e complimenti per la trasmissione. Buonasera. E c'è chi ha ragione e dice tutto a vanvera. Scemo io che certe cose non le dico mai davvero. Ma sai com'è? Le parole non sono souvenir.